Qui ci troviamo nella vecchia diga Poiré di Turbigo. Una volta le manovre di reimmissione d'acqua nella Viglia Grande veniva fatta a mano, adesso invece dal 2015 è stata riammodernata con i lavori dell'Expo, abbiamo tutto elettronico con delle moderne apparecchiature. Dopo la secca invernale torna l'acqua nel Naviglio Grande, ma fino ad Abbiategrasso. Quest'anno abbiamo programmato due riaperture parziali, sia sul Naviglio Grande che sul Villoresi. Dalla prossima settimana sul Naviglio, paratoie aperte anche verso Milano. Così sul Villoresi, dove il 19 di aprile apriremo il primo tratto fino a Parabiago, e poi la settimana successiva da Parabiago la porteremo fino allo scarico in Adda. Tutto a causa della crisi idrica. Cerchiamo di mantenere più acqua possibile nel Lago Maggiore in modo da conservarla per la stagione irrigua di quest'estate. Un'apertura parziale che però il consorzio consente di fare dei lavori in più. Ci portiamo avanti con alcuni lavori che erano in programma per la prossima asciutta, sia in sponda sinistra che in sponda destra del Naviglio a Valle di Abbiategrasso. Questo ci consentirà di lavorare con più tranquillità l'anno prossimo. Perché è importante questo sbarramento? Lo sbarramento che c'è qui a Turbigo è importante perché è l'opera di regolazione di immissione d'acqua nel Naviglio Grande e quindi poi dopo il Naviglio di Pavia e il Naviglio di Pereguardo. Un'opera idraulica alla diga del Poiré che consente, con diverse altre opere a valle del Lago Maggiore di competenza del Consorzio Est Ticino Villoresi, di regolare secche e piene in tempi di eventi climatici avversi.